Sono Maria Teresa del Circolo Arci Zenzero, che insieme all'Equistituto di Reggio Emilia e Genova ha organizzato questo ciclo di conferenze che oggi va a concludersi con la quarta. Il titolo era Testimoni del nostro tempo e abbiamo voluto con questo breve ciclo toccare alcuni dei punti più importanti dei nostri tempi. Dal nucleare di oggi all'immigrazione della prima conferenza con Calamai, con l'ambasciatore l'ex ambasciatore Calamai, alla crescita, al problema della crescita. Abbiamo visto con Bardila la settimana scorsa il libro I limiti della crescita, erroneamente tradotto come I limiti dello sviluppo 50 anni fa, e lui lo ripropone in una veste nuova. Vabbè, oggi arriviamo al professor Tartaglia, a cui chiediamo, fisico e ingegnere del Politecnico di Torino, a cui chiediamo di parlare del nucleare. Per questa cosa passo la parola a Enzo Tortello, che dallo Zenzero lo intervisterà insieme a Pinuccia Montanari, che invece è collegata online. A te, Enzo. Inizia Pinuccia che presenterà il Sì. professore. Bene, bene. Io ho il compito di fare una piccola presentazione appunto del professor Tartaglia, che è, per chi non lo conosce, perché noi tanti lo conosciamo da tanti anni, è ingegnere nucleare fisico, è stato professore appunto di fisica presso il Politecnico di Torino. È attualmente membro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ma soprattutto si è occupato tantissimo di impatto delle attività umane sull'ambiente, dei problemi dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, del problema delle perturbazioni dell'atmosfera generata da emissioni di gas e anche dell'impatto, tra l'altro, appunto della guerra. Infatti, poi io terrò per la fine, vorrei riservare alla fine una domanda su una riflessione che mi è sembrata molto interessante. Noi abbiamo deciso di presentare appunto questo volumetto, Spaccare l'atomo in quattro, che è molto contro la favola del nucleare, perché è molto interessante, innanzitutto per la struttura del volume, perché oltre a spiegare. E dopo appunto anche Enzo, che è più tecnico, è ingegnere, farà domande appunto più specifiche, però soprattutto cerca appunto di rispondere in modo molto chiaro, e io l'ho compreso pur non essendo appunto una persona che si occupa di questi argomenti dal punto di vista scientifico, quelle che sono le fake news e i luoghi comuni intorno appunto al nucleare, contro la favola del nucleare. E credo che oggi noi abbiamo assolutamente bisogno di analizzare tutte queste questi luoghi comuni che nel volume vengono appunto sintetizzati in punti, sono circa 11 punti, poi c'è l'epilogo, e in questi 11 punti si affrontano le questioni centrali che oggi fanno parte anche di questo dibattito, ahimè molto grave, perché sappiamo che oggi la politica, di fronte alla crisi, alla grave crisi energetica, sta riproponendo in modo molto così anche insistente il rilancio del nucleare che è pulito, che sarebbe pulito, il cui trasporto è agevole, insomma, di ultima generazione. Ecco. Allora noi oggi abbiamo cercato e abbiamo ritenuto molto interessante presentare questo volume, che mi sembra unico nel panorama anche editoriale italiano, proprio perché in modo semplice, divulgativo, però con ovviamente uno sguardo scientifico attento e anche profondo, cerca appunto di smontare tutte queste false notizie che oggi vengono anche utilizzate dalla politica per giustificare scelte che non hanno niente a che vedere appunto con il futuro, a nostro avviso, dell'umanità. Mi fermo qui, adesso sì, lascio la parola a Enzo per le prime domande, poi dopo rinterverrò anch'io con ulteriori domande che sono quelle che ci facciamo un po' tutti anche come cittadini, non solo appunto come tecnici. Allora, grazie. Volevo fare una prima domanda, o meglio, un'osservazione tutto sommato, partendo però dal
da quella che è stata l'introduzione, perché appunto si incomincia a parlare di principi della termodinamica e penso che sia veramente importante ricordare in particolare il secondo, chiederei al professore di diciamo puntualizzare questo aspetto, tenendo anche presente che, come poi diceva, il 70% dell'energia sprigionata durante il processo nucleare di fatto viene disperso nell'ambiente o attraverso torri di raffreddamento o diciamo attraverso i fiumi, l'acqua che è disponibile nei dintorni. Quindi vorrei proprio che partisse da questo secondo principio della termodinamica, richiamasse un po' anche i concetti dei magazzini di energia, perché sono principi che molte volte non sono così precisi nella mente delle persone. Grazie. Bene, spero che mi sentiate. Grazie per l'iniziativa. Bisogna parlare di questi temi tutte le volte che c'è l'occasione per farlo, naturalmente. Allora, provo a entrare direttamente nel merito. Quello che l'economia corrente, insomma, il modo di pensare diffuso, non accetta è il fatto che esistano dei vincoli ai nostri comportamenti che non sono negoziabili e non sono modificabili. Questi vincoli sono le leggi di conservazione tipiche della fisica, definite già a metà del Settecento, grosso modo. Venendo vicino a noi i motori, trasformazione di energia e così via, un principio e una legge molto importante, questo benedetto secondo principio della termodinamica. Questo è stato formulato in vari modi intorno alla metà dell'Ottocento e poi ulteriormente raffinato. Comunque, in definitiva, che cosa dice? Io parto da una forma di energia che ho intorno a me e voglio ricavare del lavoro, cioè voglio produrre delle modificazioni che mi sono utili nella materia che ho intorno. Modo complicato per dire, voglio produrre qualcosa, per esempio, voglio spostarmi. Bene, allora io attivo un certo procedimento che parte da questa fonte di energia che ho a disposizione, da cui io ottengo il lavoro che mi serve. Il secondo principio della termodinamica dice che, indipendentemente dal fatto che io sia bravo o meno, quando trasformo l'energia per ricavare lavoro, una parte dell'energia da cui ero partito non riesco a trasformare in lavoro, non la posso trasformare in lavoro. Cioè, necessariamente, in qualunque passaggio di questo tipo, c'è una quota di energia primaria che debbo disperdere, che va dispersa, che mi piaccia o no. Non perché le tecnologie attuali siano non adeguate, anche con tecnologie ideali e perfettissime. Ora, questo fatto implica che in tutti i motori, tutte le trasformazioni, un po' dell'energia che io utilizzo appunto vada in giro per l'ambiente, la forma più banale sotto forma di calore disperso, però in generale può presentarsi in tanti aspetti, in tante forme. Tecnicamente si parla di entropia, che nel linguaggio corrente potrebbe essere chiamato disordine. Il sistema tende a accompagnare le trasformazioni che noi attiviamo aumentando il proprio disordine, cioè la quantità di forme in cui sono combinati insieme gli elementi che abbiamo intorno. Questo piaccia o no? Ecco, questo chi si occupa di economia in genere pensa che queste siano cose, ma solo per i tecnici, sono marginali, in realtà poi domani vedrete che le superiamo. Invece no, non è questione di premio Nobel o no, queste cose non si possono superare. Per quanto riguarda la questione, tra l'altro, dei reattori, l'energia utile e quella sprecata, un reattore nucleare alla fin fine è una centrale termica, banalizzando. E tradizionalmente io potrei immaginare di prendere della legna e bruciarla, quindi sto liberando del calore, mando dentro dell'acqua con delle condutture, faccio del vapore, il vapore fa girare una turbina e ottengo energia elettrica. Beh, una centrale nucleare ha lo stesso principio, solo che la fonte del calore originaria è la fissione del nucleo, appunto, che a parità di volumi, di massa coinvolta, libera molta più energia. Però alla fin fine si tratta di una centrale termica. Ora, in qualunque centrale termica, per il secondo principio, ma molto prima del secondo principio, perché ovviamente
siamo lontanissimi dalla perfezione, noi ricaviamo una parte di utile, di lavoro utile, e una gran parte invece di quella energia siamo costretti a buttarla via. Il rendimento di una centrale nucleare, quella che c'è in funzione, è dell'ordine del 30%. Cioè, fatto 100 l'energia liberata dalla fissione, circa 30, poi me la ritrovo sotto forma di energia elettrica, il restante 70 che si è manifestato come calore, devo smaltirlo. Smaltirlo vuol dire le tipiche torri di evaporazione che vediamo in molte foto delle centrali, quindi nell'atmosfera, o anche acqua nel circuito di refrigerazione cosiddetto secondario, che non viene direttamente in contatto con il nucleo del nocciolo del reattore, che è radioattivo. Questa acqua entra fredda, si scalda, porta via calore e la scarico di nuovo nell'ambiente, a una temperatura un po' più alta di quella a cui l'avevo poi elevato. La quantità è ingente, quindi anche questo, il problema principale sono la radioattività e le scorie, ma anche questi aspetti sono degli impianti sull'ecosistema che c'è intorno. Varrebbe anche per altre centrali di quella taglia. Noi tra l'altro possiamo, insomma, l'idea di utilità, diciamo, dell'energia sta in processi che sono per l'appunto di trasformazione. Noi non consumiamo energia, che è un'energia corrente, noi in realtà trasformiamo energia da una forma ad un'altra. L'energia non si consuma, non si perde, si trasforma soltanto. Ora, se vogliamo andare avanti per un tempo, diciamo così, indefinito, bisogna che abbiamo una fonte che ha una durata, diciamo, molto molto lunga. Ora, di fonti come queste, sul pianeta Terra c'è ben poco, cioè la fonte principale è all'esterno, il Sole, in cui possiamo dire che per 4-5 miliardi di anni ancora funzionerà come sta funzionando adesso. Allora, il meccanismo è flusso di energia entrante. Questo flusso di energia produce una quantità di effetti naturali o artificiali che siano e quindi ci dà del lavoro utile. Dopodiché ho un flusso degradato di energia che viene espulso all'esterno, verso l'ambiente esterno, sotto forma di radiazione infrarossa. Questo meccanismo, flusso in entrata, flusso in uscita in quantità uguali, consente di andare avanti con queste trasformazioni per tempi, diciamo, indefiniti o molto lunghi. Non consente meccanismi mitici di crescita illimitata o altro. Noi abbiamo l'illusione della crescita perché, oltre al flusso che viene dall'esterno, l'energia la troviamo sotto forma di risorse accumulate. Per esempio, i combustibili fossili sono lì, diciamo, parliamo del carbone da svariate centinaia di milioni di anni, e se io attivo delle combustioni mi producono un'energia, più ovviamente gli effetti collaterali, ma mi danno energia. Questa, attenzione, serve per nell'ottica della crescita, ma contestualmente esaurisce la riserva, cosa che non funziona con il Sole, o meglio, col Sole funziona per i fatti suoi, ma la durata è miliardi di anni. Quello che c'è sulla Terra, invece, è esaurimento a tempi ravvicinati. Vale anche per le fonti che alimentano le centrali nucleari. Cioè l'uranio, in particolare l'isotopo 235, non è infinito, non può esserlo, nulla può esserlo sulla Terra. Nel caso specifico, stime fatte già qualche decennio fa sulla durata delle riserve di uranio utilizzabili, ecco, a condizioni fisicamente accettabili, la durata si sarebbe misurata, se avessimo generalizzato l'uso del nucleare, in decenni, non in secoli e secoli. E questo continua a valere oggi, proprio perché non ci sono fonti illimitate di energia. Ecco, questo è l'inquadramento del problema. Vado io, Enzo? Non si sente, hai staccato il microfono. Scusa, sottolineo quest'ultima cosa che hai detto. Durata decenni, ho capito bene? Sì, se uno usasse energia nucleare in modo sistematico e totale, la durata è simile a quella del petrolio, diciamo. Quindi, oltre al fatto che si passerebbe da una dipendenza energetica ad un'altra, no? Certo. Perché l'uranio in Italia non credo che sia molto diffuso,
C'è anche questo fatto che in tempi umani e non va a finire anche quello, insomma. Non... Sì, quello è in dubbio. Diciamo che quelli che lo caldeggiano ti dicono no, non dobbiamo fare tutto da fissione. Facciamo un mix per cui facciamo un po' di fissione, un po' di rinnovabili, un po' ancora di metano e così via. Allora la mettono così. Tutto questo forse lo dicono in attesa della fissione, no? In attesa della fusione. Poi mica, in attesa della fusione, scusa, poi mica... La fusione è un altro dei miti, no? Dedicare due parole a questo, perché certo, questa certo. Questo, sì, sì, questo tema qui tende a cercare sempre il miracolo, no? L'infinito, perché deve crescere, deve crescere, deve crescere. Allora ti dice, ah, vabbè, la fissione dei guai. La fusione invece sarebbe pulita e illimitata. Allora, siamo di cosa nuovo... Cosa si intende per fusione? La fusione è l'opposto della fissione. La fissione è un nucleo pesante che ha delle instabilità. Se io lo sollecito con una particella, un neutrone, questo si spacca in due e scaglia via queste schegge, diciamo, che danno luogo a... disperdono nell'ambiente circostante del calore, urtandogli i nuclei che hanno intorno. Questa è la fissione. La fusione è l'opposto. Io ho dei nuclei leggeri, quindi isotopi dell'idrogeno. Nelle stelle avviene anche con l'elio, con qualcosa di più pesante, diciamo, fin verso al carbonio, ma quello non è cose terrestre. Ecco. Prendo due isotopi leggeri. Ora, questi qui sono oggettivamente due nuclei, sono carichi allo stesso modo, si respingono, quindi non vogliono avvicinarsi. Ma se io in qualche modo riesco a costringerli ad arrivare, diciamo così, a contatto, questi si incollano perché entra in funzione una forza molto molto intensa, la forza nucleare, chiamata appunto forza forte, la quale è molto più intensa della forza di repulsione tra le due particelle. E nel legare insieme le due particelle, questa è la fusione, si ha una liberazione ulteriore di energia, che si manifesta anche qui come energia cinetica dell'oggetto che si è formato, che è un nucleo di elio in generale, e di un neutrone, o sì, generalmente un neutrone. Ecco. E quindi la fusione non dà scorie, no? La fissione per definizione ha le scorie, perché rompo in due e i pezzi che restano sono le scorie radioattive. Nella fusione no, parto da due isotopi, li metto insieme e ottengo un altro elemento chimico che è elio. L'elio non è cattivo, l'elio non è velenoso, l'elio è presente in tracce nell'atmosfera attualmente, in alta atmosfera. E anche lì, se io abbondare, riempissi l'atmosfera di elio, ma questo vorrebbe dire milioni e milioni di anni, quindi il problema in quel senso lì non si pone, l'elio non è un problema. Quindi da questo punto di vista uno dice, ah, ma allora la fusione è pulita, non produce scorie, non produce emissioni con effetti climalteranti. Il fatto è che nella fusione si liberano anche dei neutroni, il meccanismo dà luogo all'elio, incolla insieme un atomo, un nucleo di idrogeno 2, diciamo, che è deuterio, e uno di idrogeno 3, che è il trizio, e mi avanza un neutrone. Quindi ho elio, sono quattro particelle nel nucleo, più un neutrone. Il neutrone viene assorbito da ciò che c'è intorno. E i neutroni, quando vengono assorbiti dalla materia, inducono radioattività. Quindi comunque l'edificio circostante al reattore, col passare del tempo, diventa radioattivo. Quindi poi dovrebbe essere smaltito a sua volta. L'altro aspetto, però, è che anche nel caso della fusione è un mito dire ma sarebbe praticamente infinita. Non sarebbe praticamente infinita nemmeno un po', per il semplice motivo che io ho bisogno come materia prima di partire da questi due isotopi dell'idrogeno. Uno è il deuterio, questo c'è in natura, è quello che serve, che fa l'acqua pesante, per intenderci. Si trova nell'acqua dei mari, meno dell'idrogeno semplice, però diciamo con rapporti 1 a 6700, cioè comunque fa sempre tanto. Però ce ne vuole un altro di isotopo, che il trizio è fatto da tre particelle nel nucleo, c'è sempre una particella carica, un protone e due neutroni. E il trizio in natura non c'è per l'elementare motivo che il trizio è radioattivo, cioè decade, quindi non dura, e il tempo di decadimento dell'ordine pare di 25 anni o giù di lì. Quindi se per caso si accumula un po' di tritio per qualche motivo, col passare del tempo quello decade, non è più lui e quindi non serve più, ecco, emette particelle e quindi non serve più.
Allora, il tritio che è presente in traccia nell'atmosfera per colpa delle esplosioni nucleari del passato o della radiazione cosmica che investe ciò che è presente nell'atmosfera, cose di questo genere, dicevo, il tritio lo devo produrre se voglio fare la fusione. Come faccio a produrlo? Devo prendere un nucleo leggero, non come l'idrogeno, ma sempre leggero, e spaccarlo in modo tale che venga fuori il tritio. Un esempio tipico è il litio, litio 6, il litio ci sono più isotopi, il più abbondante è il litio 7, il litio 6 un po' di meno. Il litio ormai è famoso, tutti i telefonini, tutte le batterie, il litio, il litio, il litio. Però non è infinito neanche un po' il litio, soprattutto perché ha un uso molto generalizzato. Allora, il fattore limitante diventerebbe, un giorno che si fosse arrivati alla fusione, diventerebbe la disponibilità di litio a partire dal quale ricavare il trizio che mi servirebbe poi per fare la fusione materialmente. Comunque sulla fusione c'è da dire che non siamo ancora arrivati a dire sì sì, adesso potremmo usarla, vediamo gestire. Siamo abbastanza lontani nonostante tutto quello che viene detto. Io volevo porre due domande che a questo punto le metto insieme, così che sono anche un po' contenute poi nel libro, e ringrazio di nuovo appunto il professor Tartaglia per aver accettato di presentarlo con noi, e tra l'altro non l'ho detto prima, Spaccare l'atomo in quattro contro la favola nucleare, edizioni Gruppo Avele, non l'ho detto l'editore, quindi lo trovate appunto disponibile presso appunto edizioni Gruppo Avele. Il primo problema è quello dei costi, perché appunto i costi e i tempi, perché sono due aspetti che sono molto interessanti. Quando si dice ma per comunque fare una centrale nucleare massimo sono 7 anni, in realtà noi sappiamo appunto che l'ultimo impianto è entrato in funzione in Finlandia nel 2022, è costato tra l'altro 11 miliardi, quindi 5 volte di più ad esempio per fare un paragone per pari potenza in Italia di parchi eolici, e ha richiesto tra l'altro 17 anni di lavori dall'inizio della costruzione, così come il terzo reattore di Flamanville in Normandia, che non mi pare adesso, poi non lo so se è appunto non è ancora completato, e anche qui ha richiesto un budget che si è quasi quadruplicato, così come l'impianto e il reattore in costruzione nel Regno Unito, che aveva un costo iniziale stimato di 18 miliardi di sterline, che è lievitato a 26, e tra l'altro però è stato finanziato grazie all'impegno del governo, che si è impegnato appunto a comprare energia per 35 anni, tra l'altro a un prezzo diverso. Quindi la domanda è i tempi, i costi, e poi quindi anche qui è una fake news da sfatare: non è vero che il nucleare sia la fonte più economica, forse, questa è una domanda, forse è il fotovoltaico la più economica, e questa è la prima domanda, poi pongo quell'altra sulle scorie. Riguardo, comincio dal fondo, la questione del prezzo. Oggi come oggi quello che costa di meno è il fotovoltaico, cioè il kilowattora prodotto dal fotovoltaico è quello che costa di meno. Per il nucleare c'è anche qui la storia, so, vedete i francesi, loro l'energia elettrica costa poco, bla bla bla. I costi sono una convenzione umana, per cui sono soggetti a un sacco di strani fenomeni a cui non sono soggetti i kilowattora, cioè a cui non è soggetta la fisica. Mi spiego. Una centrale nucleare è un impianto molto complicato, questo è comprensibile. Quelli costruiti finora sono stati orientati ad aumentare progressivamente la taglia, il solito discorso dell'economia di scala. Siamo arrivati oltre il gigawatt per quanto riguarda le singole centrali. Ci vuole un grandissimo investimento per farle. Hai ricordato benissimo alcuni aspetti negli reattori reali, non le cose dichiarate, reattori reali costruiti, gli ultimi entrati in funzione. Bene, i tempi di costruzione, che ci fosse scritto nei preventivi, sono molto più lunghi, diciamo la quindicina d'anni, tanto per intenderci. I costi anche, rispetto alla dichiarazione a preventivo, si va sui 10 miliardi, 12 miliardi, quindi non è uno scherzo. Però c'è di più. E loro ti dicono, va bene, un investimento molto grande all'inizio, però poi noi produciamo un sacco di energia che si può vendere bene, recuperiamo, eccetera, eccetera. Uno dei problemi con le centrali è che hanno una vita utile che non può essere protratta indefinitamente.
Inizialmente erano 30-40 anni, adesso sì, un po' con il miglioramento delle tecnologie li stanno tirando fino a 50 anni, in Francia vorrebbe arrivare a 60, ma il fatto è che non si può andare tanto avanti perché per via della radioattività nel nocciolo, il nocciolo e la struttura del reattore si indebolisce progressivamente. Per motivi di sicurezza, oltre un certo limite non si può andare, letteralmente si indebolisce il vessel, il contenitore in acciaio, si indebolisce il cemento, si indebolisce tutto. Per cui io so che per un po' di anni, pochi decenni, userò il reattore se non ci sono guai o altro. Poi però dovrò per forza di cose dismetterlo. Dismetterlo è una cosa non banale. Dice sì, vabbè, spengo, è finita lì. Non è così, perché il reattore è diventato, a parte che ci sono dentro le scorie, no? Che man mano producevo, ma comunque è diventato lui un grande marchingegno radioattivo, molto radioattivo. Se voglio procedere, io devo toglierlo da lì, da qualche parte c'è un sito, la radioattività durerà millenni e, santo cielo, non lo so io sullo speciale della Terra che garanzie posso dare per i millenni futuri. Allora dovrei smantellarlo. L'hanno fatto in pochi casi, negli Stati Uniti o altro, anche se tutti dovrebbero farlo dopo che un reattore è dismesso. Perché? Perché è complicatissimo, difficilissimo. Io devo letteralmente, non è come tirar giù una casa vecchia, va bene, vado lì con le gru, tiro giù, devo stare attento alle polveri. No, in questo caso io devo tagliare questa struttura, devo sì stare attento alle polveri che sono radioattive, quindi devo fare tutto dentro una specie di gigantesco pallone perché niente deve uscire. Se mi avvicino alla zona centrale non ci posso andare con degli operai, anche con tutte le tute, ci devo mandare delle macchine perché c'è la radioattività troppo alta. Poi devo però dentro lavorare, tagliare questa roba, quello che era acciaio, quello che è cemento e così via. Quando ho fatto questa gigantesca operazione, poi devo portare via il tutto, immaginate una grande centrale, non si tratta di un pacchetto o qualcosa del genere, e devo portarle dove? Dove? Poi vediamo, insomma, da qualche parte dove riesco a mettere al sicuro dalla radioattività tutto quello che c'è intorno. Questa operazione costa un mare di soldi. E anche qui, a posteriori, si può dire che costa molto di più di quello che uno avesse preventivato. Ma poi in particolare, siccome ci sono dei decenni in mezzo, i meccanismi diabolici del denaro, che è una convenzione umana, fanno sì che, sì, per esempio in Francia, nel kilowattora venduto, una quota dovrebbe servire ad essere accantonata per poi pagare la dismissione della centrale. Salvo il fatto che quando uno arriva al dunque scopre che questo accantonamento nominale è del tutto insufficiente, o per di più o peggio è stato utilizzato in operazioni finanziarie, quindi a rigore è immerso nell'oceano della finanza mondiale e non è automatico il fatto che io lo recuperi. Traduzione, io devo tirar fuori un sacco di soldi tutti insieme e in pratica non li ho, Stato francese. Per cui la Francia è stato il paese che ha insistito di più per inserire nella tassonomia verde il nucleare, ma per un motivo che è questo. Loro hanno bisogno di poter accedere alla finanza internazionale qualificando questi investimenti come ambientalmente sostenibili, cosa che serve perché oggi anche nel mondo della finanza chi investe, la gente che ha diciamo, il proprio trattamento di fine rapporto da investire, a volte dice ma io non vorrei però usarli per cose dannose. Allora se ti scrivi, no stai tranquillo, qui l'Unione Europea ha detto che allora i miei soldi te li posso dare. Il motivo era quello. Quindi il costo, basso costo del kilowattora durante il funzionamento è un imbroglio, nel senso che differisce, come sempre avviene, i costi per chi viene dopo. E adesso la Francia si trova quel problema lì da affrontare. Anche noi, perché come credo sappiamo tutti, noi negli oneri di sistema della bolletta paghiamo una quota che serve per dismettere le centrali nucleari, le quattro centrali nucleari che sono state attive in Italia. Dismissione che non è ancora cominciata, che però si stanno a contanare dei soldi, non si sa poi bene come e quando verrà fatto il tutto, questa è la situazione. E poi l'altro problema, così diciamo un'altra domanda che mi sembra molto importante, riguarda appunto le scorie, no? E ci sono due punti in cui si dice si cerca di contrastare, appunto tu cerchi di contrastare nel volume perché l'eliminazione delle scorie è un problema risolvibile, dicono, e invece
ovviamente non lo è, e l'altro, le scorie nucleari non sono un problema serio, perché la quantità prodotta è estremamente limitata. E anche qui tu dai una serie di spiegazioni interessanti. Io voglio solo aggiungere che in Italia ancora non sappiamo dove mettere, no, le scorie. Il sito ancora non è stato individuato dalla Sogin. Io sono stata alla Sogin per una serie di ragioni legate appunto ai rifiuti pericolosi, ma ancora non hanno individuato il sito. Adesso forse hanno dato comunicazione al Ministero dei siti idonei, però ancora sono anni che stanno lavorando su questo tema. E poi noi ci ritroviamo invece, come ha denunciato il generale Pino Giove, in situazioni in cui tra l'altro appunto i carabinieri allora forestali scoprirono una serie di siti dove venivano stoccati dei materiali radioattivi molto pericolosi, peraltro le cui origini erano anche abbastanza dubbie. Ecco, quindi questo problema delle scorie, come viene evidenziato nel libro, è un problema molto serio. Tra l'altro c'è anche quella bella considerazione che è contenuta appunto nel verso della copertina del libro: cari figli, nipoti, bisnipoti e così via, pensando a voi mi sono adoperato per far sì che poteste avere un cospicuo conto in banca, una buona dotazione di edifici e di macchinari e tanti oggetti da consumare, vi lascio anche un po' di scorie radioattive che al momento non so bene come gestire, ma che, non ho dubbi, saprete neutralizzare in futuro. Pensate a me quando affronterete il problema. E questa è la nostra responsabilità per le future generazioni. Sì, in effetti con le scorie il problema, non so se il principale, perché poi ci sono anche gli incidenti, comunque sicuramente il più ingestibile, nel senso che le scorie, qualcuno può pensare, ma adesso diventiamo più bravi, riusciamo appunto a ridurle, addirittura qualcuno usava questa terminologia che non ha senso fisicamente, bruceremo le scorie nei nuovi reattori di quarta generazione o quel che sia. Ora, le scorie sono necessarie, non sono un optional e non sono dovute al fatto che noi non sappiamo fare bene le centrali, ma domani le faremo meglio. Perché trattandosi di fissione, fissione vuol dire rompere una roba in due, è ovvio che se rompo una roba in due ho i pezzi di quello che ho rotto, c'è poco da fare. Per non avere i pezzi dovrei non fare la fissione. Se faccio la fissione ho le scorie. Le scorie sono radioattive per loro struttura, no? Perché sono dei nuclei molto, diciamo, malfatti, in un certo senso, esattamente come quando rompo una noce, non è che i pezzi sono tutti belli e così via, no? Come schiaccianoci, sono irregolari. Beh, succede anche alle scorie della fissione, quindi sono radioattive. Con una miscela di isotopi molto, molto varia, ci sono alcune sostanze con tempi di decadimento, cioè entro i quali la radioattività si riduce, si dimezza e poi si dimezza, che sono lunghissimi, letteralmente migliaia di anni, migliaia e migliaia o decine di migliaia di anni, e altri elementi che invece hanno un tempo di dimezzamento più breve, giorni o addirittura ore. Dal punto di vista della radioattività, quelli che hanno tempi di dimezzamento brevi danno un effetto immediato molto grande, sono quelle da cui guardarci subito, perché c'è tanta radioattività che viene lasciata in fretta, però dopo un po' il problema, vabbè, in un certo senso si risolve da sé se ha sorvegliato il tutto. No? Lo iodio 131, famoso ai tempi di Chernobyl, aveva 8 giorni e qualcosa di tempo di dimezzamento, quindi oggi in pratica di Chernobyl non ce n'è più. Il cesio 137, sempre per riferimento a Chernobyl, ha una 30 anni di tempo di dimezzamento. Oggi come oggi credo che in circolazione in tutto il mondo dovuto a Chernobyl ce ne sia almeno il 30% di quello di allora. Se poi considero che c'è del plutonio nelle scorie, perché i neutroni che investono uranio 238, che anche lui è presente negli elementi di combustibile, danno luogo a una serie di trasformazioni che finiscono in questo isotopo, il plutonio 239. Questo plutonio ha un tempo di dimezzamento di 24.000 anni, a parte essere anche lui fissile. Allora, in concreto, questa miscela di porcherie radioattive, io cosa, non è che posso fare granché, l'unica cosa che posso fare è metterle da qualche parte. Il da qualche parte è un luogo in cui nessuno vada a mettere il naso e non arrivi l'acqua per un tempo corrispondente a quello in capo al quale questa miscela diventa, ha un'attività che scende al di sotto della soglia naturale del luogo in cui sono. Ma sono migliaia di anni, allora essere irresponsabili siamo abituati, ma l'idea è veramente folle. Come faccio io a garantire oggi seriamente
il tempo, per un tempo del genere, quel che succede. Se vado indietro di 3.000 anni, mamma mia, io mi ritrovo, non lo so, alla fine dell'età del ferro. Ci sono, vabbè, abbiamo le civiltà tipo Egizia, quello sì, oppure... Ma pensate in avanti a questo, io devo garantire una soluzione che sarà tranquilla per migliaia di anni. Allora, soluzioni non ce n'è, uno sta inseguendo l'idea del deposito definitivo profondo, cioè lo metto talmente in sotto delle rocce stabili in maniera tale per cui, siccome lì i tempi sono milioni di anni, posso stare tranquillo. Dovunque io lo metta, in Finlandia sono dentro strati di granito, in Francia vogliono metterli a Bure dove c'è dell'argilla che è impermeabile, quindi non arriva l'acqua. Dovunque io li metta, devo fare un buco per arrivarci, ma se faccio un buco per arrivarci e portare le scorie, e voglio vedere come faccio a tenere fuori secoli a venire, da una parte l'acqua che arriva, scioglie e porta in giro, ma dall'altra anche il folle dittatore di domani che va a metterci entro il naso per fare magari un danno a quella popolazione lì o per estrarre il materiale fissile che non era stato ancora estratto. Quindi sulle scorie non c'è niente da fare. O un terrorista, esattamente, che riguarda anche il problema che si può incontrare nei trasporti di questi materiali da una parte all'altra, ecco. Per cui quello certamente è il problema. C'è poco da fare. Se io ragiono per l'oggi immediato, domani poi ci pensa qualcun altro. Noi purtroppo, si fa per dire, la scienza è in grado di prevedere come si comporta sta roba per un tempo molto lungo. Qui lo sappiamo. Uno può l'alibi di dire non lo sapevo, mi dispiace. No, adesso lo sai. Questa roba qui rimane pericolosa, molto pericolosa per tempi definiti. Tanto è vero che nel mondo sono 70 e più anni che ci sono centrali nucleari, ci sono 440 e quanti centrali, eccetera, eccetera, e depositi definitivi ufficiali c'è Olkiluoto in Finlandia che non è ancora in funzione ma dovrebbe entrare in funzione dall'anno prossimo. Bure in Francia che non è ancora in funzione, anche lui dovrebbe entrare in funzione. Un tentativo fatto in Germania, in una ex miniera di Salgemma, è stato un disastro. Adesso devono tirare via quello che avevano messo dentro, perché è entrata l'acqua, perché è successo di tutti i colori, e devono tirarlo fuori. Gli costerà, diciamo, le operazioni cominceranno nel 2033-34 e la spesa sono svariati miliardi di euro che devono tirare fuori. Ovviamente sono tutti soldi pubblici, questi. Non è che l'imprenditore che ha fatto l'operazione poi ci rimette di suo. Qui sempre denaro pubblico, sia per farli che per far fronte ai guai. Purtroppo noi questo problema dobbiamo affrontarlo comunque in Italia perché le scorie le abbiamo. I reattori che hanno funzionato, scorie le hanno prodotte. Meno di quello che non succede per i francesi, per carità, perché noi eravamo solo 4 e hanno funzionato poco, salvo quelle più piccole. Però ne abbiamo. Attualmente sono sulla superficie della Terra. Nella zona di Saluggia l'alluvione molto grande del 2000 aveva creato dei problemi, si erano trovate tracce di radioattività intorno perché le falde superficiali sono letteralmente sotto la superficie a poche decine di centimetri, e sono lì e bisogna toglierle da lì e metterle da un'altra parte. Vediamo un po', adesso ci sono alcune proposte, appunto, noi siamo una zona sismica, tutta Italia, tolta un po' di Sardegna, si vedrà. Info. Ho ripreso, diciamo, la voce. Niente, mi interessava evidenziare il fatto che quelli che vengono, ad esempio, considerati reattori di nuova generazione, che in realtà non lo sono per nulla, ma sono semplicemente quelli a fissione, soltanto che dovrebbero avere una potenza ridotta. Si parla di 100, 200, 300 megawatt, che poi dovrebbero essere modulari al limite e anche, diciamo, accoppiabili in modo da avere una potenza maggiore. Mi interesserebbe appunto che lei evidenziasse che comunque la pericolosità poi delle scorie rimane esattamente la stessa, perché come scrive nel suo libro poi la soluzione sarebbe, a parte qualche diciamo ammodernamento, quella di usare degli schermi, diciamo delle protezioni molto più spesse, e a questo punto alla fine sarebbero loro stesse radioattive.
Grazie. Sì, queste tra i vari miti, appunto, sì, le scorie diventano gestibili. Allora, piccoli reattori, è stato benissimo detto, non è che adesso c'è una tecnologia che permette di fare piccoli reattori ci sono dall'inizio. Il primo, quello sperimentale di Chicago, di Fermi, era un piccolo reattore. Io ho fatto delle esercitazioni al Politecnico di Torino prima di laurearmi in un piccolo reattore sottocritico che stava sotto il corridoio, uno dei corridoi principali, in un laboratorio, ed era grande, una specie di grossa tinozza, mettiamola così. Ci sono quelli che ho usati per i sommergibili nucleari, e il sommergibile, per grande che sia, non ha tanto spazio dentro, quindi sono reattori piccoli, quindi non sono una novità. Ovviamente, reattore piccolo, ha tutti i problemi del reattore grande, salvo il fatto che è piccolo, ecco, mettiamolo in questi termini. Quindi il problema delle scorie ce l'ha tal quale. Complessivamente anche qui qualcuno dice, ma sono poche scorie, confronta le ceneri prodotte bruciando il carbone con quanto ne... E certo c'è un rapporto molto molto grande tra la quantità delle ceneri e la quantità delle scorie, ma il problema mi sembra ridicolo, nel senso che basta pochissimo curaro per ammazzare una persona, mentre per quanto riguarda gli effetti, diciamo, delle tracce di ossido di azoto in atmosfera, fanno male ai polmoni ma non ti ammazzano fulmineamente. Allora, che criterio è questo? Dire sì, ma quelle ce n'è relativamente poche, quindi quella vuoi che sia. Il problema, una battuta che faccio è quella di dire, ma se io sono a stanza e tutti fumano, non è che dico, vabbè, fumano tutti, mi metto a fumare anch'io, perché tanto, tanto vale. No, il problema è far smettere gli altri di fumare, ecco, non di mettermi a fumare pure io. Quindi il fatto che sia piccolo non risolve nessuno di questi problemi. In compenso complica alcune cose. Cioè, è vero, la storia dei fattori di scala, cioè, se io ho un grande reattore, per quanto riguarda il controllo, la sorveglianza e così via, sto ottimizzando tutti questi servizi. Se ne ho uno piccolo, io devo garantire lo stesso controllo, gestione e sorveglianza. Se voglio farlo come una sostanziale fonte di energia, non così una cosa episodica o di ricerca, ne devo fare tanti di piccoli reattori, spargerli un po' in giro. Allora a questo punto devo immaginare un sistema di controllo e sorveglianza molto complesso, non solo. I reattori hanno bisogno ovviamente periodicamente di nuove barre di materiale fissile man mano che diventano inutilizzabili quelle vecchie che si esauriscono e quindi ho bisogno di una rete di trasporti che partendo da un punto in cui arricchisco l'uranio naturale per arrivare al livello utile per quanto riguarda le centrali me le trasportano questa roba a una rete di reattori, non a un grande reattore ma tanti piccoli reattori. Uno, due, man mano che si esauriscono le barre, le devo tirare fuori e sono scorie, dentro hanno le scorie. E dove le metto se ho tanti piccoli reattori? Faccio per ogni piccolo reattore un deposito temporaneo vicino al reattore e la sorveglianza e la sicurezza e qua e là sono sulla superficie della terra, è un disastro. No, la cosa più normale è che le porto via queste barre radioattive e calde, le porto via dove? In qualche centro di raccolta o di riprocessamento e quindi io devo trasportare scorie, mentre l'uranio combustibile, che combustibile è un termine infausto, ma comunque quello usato per la fissione, è debolmente radioattivo, vabbè, comunque è sempre un po' radioattivo e poi c'è il problema dei terroristi o altro per il trasporto. Le scorie sono altamente radioattive. E allora il trasporto è molto più complicato che non per il combustibile che devo portare nelle centrali. Portarle via è molto più complicato e tra l'altro devo farlo sotto controllo. Noi a Trino, nel centrale di Trino, non molto grande, quando ha smesso di funzionare, le scorie sono state portate via. Dove? Sono state portate in Francia e in Inghilterra per il riprocessamento, cioè per recuperare da dentro quel materiale lì la parte difficile che è ancora presente. Però attenzione, dice, vabbè, li abbiamo dati a loro. No, perché il contratto prevede che quando è stato fatto questa operazione le scorie deprivate del fissile tornino a casa. E dove le mettiamo? Allora, noi immaginiamo tanti piccoli reattori con quel problema lì. Che facciamo? Non è che chiamiamo il furgoncino dell'autotrasportatore e dice portami le scorie là.
devo chiamare la polizia, se non l'esercito, che controlla il trasporto in maniera tale che non possa succedere nulla. Ecco, mi sembra veramente una follia quella dei piccoli reattori, un non senso assoluto e totale. Circa gli incidenti vale quello che è già stato accennato, cioè è vero che se io costruisco il tutto in dimensione in maniera opportuna, tale per cui se perdo il controllo della fissione all'interno, come è successo per Chernobyl, dove è stato non un incidente, ma è stato un demenziale errore, diciamo, se perdo il controllo, la struttura è talmente grande e robusta che non cede. Quindi le porcherie che si producono non vengono emesse all'esterno. Però all'interno mi troverò con un impasto fuso di questa porcheria radioattiva, dopodiché quella roba lì sta dov'è? Non è uscita fuori, ma la lascio lì. Cosa devo fare? Dovrei smantellarlo. Smantellare un reattore è complicato quando ha funzionato. Figuriamoci uno che dentro ha avuto la fusione anche solo parziale del nocciolo. Come faccio ad andare lì a tagliare e portare via quella roba? Per cui veramente... la follia umana non ha limiti nel nome della crescita o di chissà che. Adesso posso fare un'altra domanda invece sulla fusione. Ci sono degli impianti sperimentali come JET, ITER e via dicendo. Mi sembra, anche leggendo le pagine del suo libro, che poi di fatto il JET abbia funzionato per un periodo brevissimo, mangiando un sacco di energia, per cui alla fine il risultato è che per avere un briciolo di energia abbiamo speso un sacco. Sì, il problema con la fusione è appunto che adesso è un oggetto di ricerca, quindi è inutile dire adesso tra 10 anni, adesso quando mi sono laureato io, tra 20 anni dove esserci le prime centrali nel 68, le prime centrali a fusione, sono passati molti più anni, adesso il discorso è abbiamo avuto i primi risultati, tra 15 anni ci saranno le prime reazioni. Boh, quando poi le avrete ne parliamo. Però qual è il problema? Il problema è che data la natura del processo fisico, io devo spendere un mare di energia per causarlo, questo processo, uno. Due, devo avere un meccanismo affidabile per estrarre l'energia che viene poi liberata dalla fusione. E questo meccanismo non è una cosa banale, non è che io mando un tubo con l'acqua dentro alla zona dove c'è il plasma che ha la fusione, perché il plasma in cui avviene la fusione è a 200 milioni di gradi. Ecco. Quindi una cosa è un po' complicatina il fatto di tirare fuori l'energia. È stato ottenuto questo risultato a inizio anno, per 5 secondi o giù di lì, sono stati estratti una cinquantina di megajoule, insomma l'equivalente di qualche kilowattora, ecco, da un reattore. Però quello che le notizie non riportano è quanta energia è stata spesa per ottenere questo risultato. Attualmente ne viene spesa enormemente di più di quella che viene fuori. Il grosso problema in vista del futuro dei reattori a fusione è riuscire a tirar fuori più energia di quella che ci si mette dentro. La ricerca va davanti, per carità, la ricerca va sempre bene, ma le illusioni sono un'altra cosa. Io ho un paio di domande in chat, le facciamo alla fine o cominciamo adesso? Come vuoi. Pinuccia? Microfono, Pinuccia. Lucia, hai il microfono spento. Sì, posso iniziare? Io ho due domande di riserva che tengo per dopo. Quindi vado con le domande. Che vai con le domande. Io volevo farne ancora una, possibilmente. Scusa, Sì, ma no, è quella è il discorso sostanzialmente dell'arricchimento poi a scopo bellico delle scorie. E in particolare... Così, una più o meno curiosità, noi sentiamo sempre parlare alla televisione adesso di, di armi tattiche. Potrebbe darci una spiegazione di questo concetto che non è che mi piaccia molto? Ma sì,
Per quanto riguarda la connessione con il militare, questa è strutturale dall'inizio, nel caso del nucleare, a parte che sono state fatte prima le bombe e così via, ma è strutturale per un motivo, che per far funzionare i reattori nucleari, partendo dall'uranio, non si può usare direttamente l'uranio che si estrae dalle miniere, o meglio, c'è qualche reattore che è in grado di funzionare anche con l'uranio naturale, però richiedevano, diciamo, dell'acqua pesante, non l'acqua normale, per, come moderatore, c'è qualche complicazione. Sta di fatto che quelli che ci sono, sono diffusi, sono sostanzialmente con l'uranio non naturale. Cosa vuol dire non naturale? Che c'è troppo poco uranio 235 nel minerale naturale per poter mantenere la fissione a catena, cioè fissione di un nucleo, il neutrone che vengono fuori, una parte viene assorbita, un'altra però va a attivare un altro nucleo, fissione dell'altro e così via a catena per un tempo abbastanza lungo man mano che si esaurisce. Allora, se la percentuale è quella naturale, questo non si riesce a fare con l'acqua o altro. Per la situazione naturale circa 7 parti per mille di uranio 235 rispetto alla parte principale che è l'uranio 238, o in minime tracce del 233, che però non ha rilevanza qui. Per poter far funzionare un reattore bisogna fare in modo che la percentuale in questa miscela sia più alta. Si può fare con degli impianti di arricchimento, come vengono chiamati, con processi chimico-fisici, si parte dall'esafluoro di uranio, ci sono delle centrifughe, insomma una serie di cose. Per poter funzionare in una centrale nucleare bisogna arrivare a percentuali nella miscela dell'ordine del 2-3%, fino a 5-6%, e allora funziona. Però, attenzione, io posso immaginare, una volta che ho imparato come si fa, di arricchirlo di più, cioè come dire, renderlo il più puro possibile, l'uranio 235, no? Arrivando a percentuali dal 20% in su, addirittura 80-90%. Quando arrivo a percentuali come quelle, io ho una materia che non è più idonea per il reattore, perché non è più controllabile. Cioè, quando comincia la fissione, è talmente veloce il processo, essendo tutto fatto di materiali fissi intorno, che diventa esplosivo, quindi si ha una bomba. E appunto, chi è interessato a fare bombe dice benissimo. Con quel materiale lì arricchito io ci faccio le bombe, quelle a fissione, quelle tradizionali. Bombe tattiche. Allora, siccome è stato evidente nei decenni che l'idea di usare il nucleare, tanto più con le bombe termonucleari, quelli a fusione, no? Che usano però la fissione come spoletta, per innescare la fusione esplosiva, siccome i vari idrogeno, le componenti dei nuclei di idrogeno non vogliono saperne di avvicinarsi e dovendoli costringere a farlo, un modo è quello di una grande implosione, no? Come, che equivale ad aumentare moltissimo la temperatura. Implosione sufficientemente intensa da produrre questa roba in maniera esplosiva che può fare solo una bomba a fissione. Quindi le spolette, le bombe termonucleari sono delle piccole bombe a fissione. Comunque, quel tipo di bombe, comunque la rigiriamo, è evidente a chiunque sia vagamente sano di mente che tanto non le puoi usare. Perché se cominci a usarle è la fine del mondo, no? Il dottor Stranamore e così via. Allora, i matti ci sono, soprattutto al governo in certe condizioni, quindi il problema esiste, ne abbiamo migliaia di testate come quelle. Però nella logica diabolica militare dire no, così grosse non le possiamo usare alla fine. Sarebbe comodo se potessimo usarle però. Ma per poterle usare bisognerebbe che sono delle potenze più ridotte, cioè che il danno lo facciano grande, ma non stragrandissimo, in maniera da poter delimitare un ambito in cui avviene la fissione, l'esplosione, distruggo l'esercito, le strutture, quel che è, rendo radioattivo una porzione non troppo grande di territorio. Queste sono le cosiddette bombe tattiche, di cui esistono poi varie tipologie. Queste sono bombe di virgolette piccola potenza, confrontate col tritolo sono sempre molto di più, ma che sono dalla potenza di Hiroshima in giù. Hiroshima oggi sarebbe tattica, è considerata, e abbiamo visto cosa ha combinato. Comunque da lì in giù ce n'è anche di più piccole, da poter usare perché hai l'avanzata dei carri armati nemici, tira una bomba come quella e così via. Ovviamente, se uno usasse questa roba, i problemi tipici della radioattività ci sono ugualmente tutti, perché comunque butto in atmosfera un sacco di porcheria radioattiva e un territorio circostante viene investito da prodotti radioattivi.
Però attenzione, nelle perversioni militari c'è anche l'idea di avere delle bombe tattiche, cosiddette sporche, in cui deliberatamente si vuole fare un danno meccanico relativamente contenuto, ma un danno, diciamo, radioattivo molto grande. Cioè io ho un nucleo in cui avviene la fissione che produce un'esplosione, ma tutto intorno io ho della roba in cui i neutroni liberati dalla fissione attivano radioattività, ed è già roba radioattiva, in maniera tale che io spargo su un territorio più o meno ampio una grande quantità di volti radioattivi. Così quel territorio diventa ingestibile. Se le tempi di dimezzamento non sono eccessivi, vabbè, aspetterò un po' di anni e poi ci posso andare anch'io. Se no, se voglio comunque colpire il perfido nemico, se poi sono per secoli inutilizzabili quei terreni, fa uguale. Allora, negli arsenali delle grandi potenze, bombe di questo genere, piccola potenza, comprese quelle sporche, ci sono. Tanto è vero che a un certo punto Putin, in questa vicenda dell'Ucraina, aveva anche accusato, forse perché stava pensando di usarle lui, gli ucraini di voler utilizzare delle bombe sporche, cioè di questo genere, contro i russi. Quindi questa è la situazione. Grazie. Terrificante. Direi di fare le domande, questo... le due domande ancora di Pinuccio, poi passiamo alle domande in chat. Ma forse Pinuccio le teneva per la fine. Ale, te le ho, però è lo stesso, no? Se vuoi che le faccia subito. Questo si aggancia perfettamente alla domanda di Federico sugli interessi militari. Infatti, vai con la domanda di Federico. Con l'ultimo discorso di Tartaglia, gli interessi militari dell'uranio. Ma su questo in pratica ho già detto, sì. Ho già risposto. Credo. Ampiamente. È quella lì, purtroppo. E sono altissimi gli interessi militari. Invece la seconda domanda... Scusate, però volevo accennare anche al fatto degli interessi economici che proprio il militare spinge, e quindi il fatto che i costi poi alla fine, come tu poi tra l'altro hai detto, cioè questo intreccio, diciamo, perverso, era da capire un attimo se si riesce a interrompere, se anche noi decidiamo di non fare un nucleare civile, insomma. Questa era un po' la mia domanda, ecco. In parte ovviamente hai risposto, ma... Se potevi dare qualche elemento. Sì, diciamo che in un sistema come il nostro, nei paesi come l'Europa e così via, se uno decide no, le centrali nucleari non le vogliamo, è ben difficile che poi si metta a fare una filiera solo militare. Di solito sono state abbinate le due cose, cioè i francesi hanno fatto un sacco di centrali partendo dal fatto che dovevano avere la force de frappe, la bomba. Però vedete, noi facciamo le centrali. Però viceversa non lo vedo, cioè può succedere in Cina o chissà dove, ecco, ma qui non lo vedo tanto. Uno dovrebbe dire no, le centrali per fare energia non sono una buona cosa. Però attenzione, abbiamo bisogno di qualcuna che ci produca delle bombe sporche. Cioè, mi sembra, ripeto, mi sembra poco credibile nei nostri paesi. Ecco. Poi non c'è limite. La seconda domanda riguardava... A che punto siamo con i reattori autofertilizzanti? Sì, ma allora precisiamo subito una cosa. Quando si parla di reattori cosiddetti di quarta generazione, fraseologia che non vuol dire quasi niente, in realtà in questa quarta generazione ci sono diversi tipi di reattori, a semifusi, a piombo fuso, a eli, un po' di tutto. Ma attenzione, ce n'è almeno tre tipologie che sono degli autofertilizzanti. Quindi anche qui non è una novità. Gli autofertilizzanti, qual è l'idea? Accennandolo prima, noi abbiamo il reattore, c'è l'uranio 235, la fusione, la fissione, l'energia, eccetera, eccetera. Si producono mediamente 3 neutroni per ogni evento di fissione. Questi 3 neutroni, se tutti e 3 raggiungessero un altro atomo di uranio, un pochissimo scoppia tutto, è una bomba e non va bene. Allora bisogna che vengano, come dire, mangiati questi. Almeno 2, no? Se ne salvi uno. Anche quell'uno lì deve fare una sua storia, deve rimbalzare 2 o 3 volte per ridurre l'energia, che così è più efficace nel generare fissione ulteriore. Però questi 2 neutroni in più, che fine fanno? Devono essere assorbiti, e tutto assorbe neutroni. Ma in particolare tutto intorno all'uranio 235 c'è il 238. Se noi abbiamo il 4% di uranio 235, che va bene per una centrale, vuol dire che c'è il 96% di uranio 238, il quale non subisce la fissione in quelle condizioni lì,
che lo assorbe neutroni. I neutroni danno luogo a due o tre trasformazioni, e per farla breve, arrivo ad un isotopo finale che è di lunga durata, quindi non è che sparisce subito, che è il plutonio-239. Il plutonio-239 è fissile, per cui uno dice, ah, ma allora se ho due dei tre neutroni generati, io incontrano un nucleo di uranio-228 e alla fine diventano plutonio-239, alla fine in quella roba lì, in quella miscela lì, io sto consumando l'uranio-235, ma sto trasformando l'uranio-238 molto più abbondante in qualcosa che è di nuovo fissile. E per di più riesco a fare più nuclei di uranio-238 fissili, di plutonio-239 fissili, di quanto non fossero i nuclei di uranio-235 che hanno avuto la fissione. Allora anche qui, ingenuamente, uno dice il miracolo, abbiamo più materiale fissile di quello che consumiamo. È una balla, perché in sostanza quando ho finito l'uranio-235, oppure ho convertito, non è mai così, ma tutto il 238 finisce lì. Questa è l'idea dell'autofertilizzante. Però attenzione che il discorso poi per diventare un reattore non è semplicemente questo, che vuol dire vado a estrarre poi dalle prodotti di fissione il materiale fissile con il prodotto. No, faccio un reattore come tale che utilizzi in qualche forma direttamente l'uranio-238 come materiale anche fissile. C'è quel meccanismo, ma c'è il fatto che possa essere fissile direttamente. Questo vuol dire usare dei neutroni veloci, cioè non il neutrone che viene fuori dalla fissione, che rimbalza un po' di volte, si abbassa di energia, di velocità e diventa adatto a far scoppiare, tra virgolette, un altro nucleo di uranio-235. Ma il neutrone, così come prodotto dalla fissione, è molto veloce, il quale è in grado di indurre fissione anche nell'uranio-238. Ora, il problema qual è? Sono stati già realizzati dei reattori autofertilizzanti, anche in Francia, tra l'altro, ma sono stati spenti e abbandonati, perché, lo dice, se vogliamo, la parola stessa, anche senza banalizzare, i reattori sono reattori veloci, i neutroni sono veloci, cioè il processo di fissione annessi e connessi è molto più rapido che non negli altri. Questo vuol dire che mantenere sotto controllo quel che succede è molto più problematico. Se per caso qualcosa va storto, lì è un guaio serio, anche con gli altri reattori, per carità, è un guaio, però io posso mettere in campo dei dispositivi, dei sistemi che spengano automaticamente sotto controllo. Con i reattori veloci questo è molto più difficile. Per cui adesso sono sempre lì nell'elenco delle cose che uno potrebbe pensare di fare, però quelli che sono stati fatti sono stati abbandonati perché c'erano problemi di difficoltà di controllo, di gestione. E qui c'è un'altra domanda di Federico, che secondo me è la domanda centrale, no? Il problema di come può funzionare il sistema mondo senza fonti fossili e senza energia nucleare. L'aritmetica ci dice, l'aritmetica e la fisica insieme, che il consumo di energia dell'intera umanità all'anno oggi è 4.400 volte più piccolo dell'energia che arriva ogni anno dal Sole. Esatto. Se parliamo dell'Italia, se è un esercizio astratto, in realtà non è così banale, c'è tutto quel che volete voi, ma diciamo proprio soltanto aritmeticamente, il 2% del territorio nazionale coperto di pannelli fotovoltaici darebbe una produzione che è uguale a tutto il fabbisogno nazionale in un anno. Ripeto, attenzione, c'è l'accumulo, c'è questo, c'è quello, l'aleatorietà, quindi non è così banale. Però le quantità dicono che noi non abbiamo bisogno di chissà che, fossile o altro. Dobbiamo riuscire a gestire adeguatamente le fonti che ci sono. Il sole annessi, il vento, c'è anche un po' di geotermia, anche se ha dei problemi, dove dipende dal sito, da che cosa uno fa, cioè, insomma, quelle cose lì numericamente maree, sono... Dici tu nel libro, un po' di maree dici nel libro. Oppure le maree, certo, ovviamente il Mediterraneo non va tanto bene, va bene nell'Atlantico, anche il moto ondoso, ci sono degli esperimenti che si stanno facendo nelle isole qui nel Mediterraneo, Lampedusa, ci sono varie cose. Quantitativamente non c'è il problema. Tecnologicamente bisogna fare degli affinamenti,
come tempi di realizzazione di tutto questo? Dice, sì, ma non ce la facciamo in tempo. Ma perché? A fare col nucleare con i 15 anni ce la fai in tempo? Oppure con la fusione che non c'è ancora fai in tempo? Oppure con gli altri, quarta generazione mitica, che sono dei progetti o degli oggetti sperimentali? Allora, per quanto riguarda in particolare il solare, il problema è avere i pannelli in tempo utile, in tempi ragionevoli, a costi ragionevoli, ma non c'è un problema di risorse primarie carenti e controllate da qualcuno in particolare. Perché il silicio è democratico, ce lo troviamo, c'è dappertutto. Non è come il litio che devo andare a prendere in Bolivia, o l'uranio che devo andare a prendere in Africa, oppure in Siberia o chissà dove. No, il sole c'è, no? Meno a nord, più al sud, ma c'è. Il silicio c'è, perché è la sabbia. Certo, ci vogliono i idroganti, che sono tracce minime, ma veramente quello non è un problema. Il resto sono guai che facciamo noi, il prezzo, il costo, chi approfitta, per carità, c'è tutto questo, ma sono fatti nostri. Materialmente i numeri dicono che possiamo tranquillamente fare a meno sia dei fossili che dell'uranio, che della fissione. Tra l'altro nei numeri che tu metti nel tuo libro, il 2% sarebbe sufficiente per il fabbisogno, considerato che il 7% è comunque ricoperto di... case su cui si potrebbero mettere i pannelli. Esatto, anche se la pressione attuale dei grandi operatori è dire sì che bello, d'accordo, il solare, datemi degli ettari di campi che io ce lo metto sopra. Non c'è nessun bisogno di farlo perché abbiamo un sacco di coperture. Io in chat non ho altre domande, a parte la precisazione di Pinuccia che forse puoi fare direttamente, sì, per i codici promozionali per l'acquisto del libro. Sì, premessa appunto che ringraziamo Edizioni Gruppo Abele che ci ha concesso appunto un codice sconto, per cui chi è interessato ad acquisire il libro lo può fare chiedendo ecco istituto questo codice sconto. Vengo alle domande invece, alle ultime due domande, che sono: uno, non ne abbiamo parlato degli effetti della radioattività, e io penso ancora oggi noi paghiamo il prezzo di Chernobyl, e dico che lo stanno pagando i giovani, perché noi sappiamo insomma che i figli di Chernobyl non ci sono stati solo in nell'area appunto interessata, ma anche da noi sappiamo che tanti ragazzi purtroppo hanno appunto, magari quelli che si sono accorti sono riusciti anche a risolvere il problema, altri forse se ne accorgeranno anche troppo tardi, ma la diffusione dei tumori alla tiroide comunque è ampiamente diffusa, soprattutto nei ragazzi che furono esposti insomma nati tra l'80 e l'86, perché sappiamo appunto che nei bambini i bambini sono avidi di radioattività. E quindi questa era la prima domanda. Io avevo sentito la relazione del professor Favilli, che era stato a studiare gli effetti della bomba di Hiroshima direttamente lì, il patologo, appunto il professor Favilli, e lui ci aveva proprio raccontato, e lì siamo anche credo diventati pacifisti, ci aveva raccontato appunto della devastazione veramente, cioè non ce ne rendiamo anche sufficientemente conto di che cosa significa. E forse ecco il bilancio ambientale della guerra, che è una cosa molto carina e interessante, cioè carina no, è una cosa devastante, insomma una cosa interessante, che tu a un certo punto dici, proponi a pagina 86 del libro, dici forse sarebbe interessante cominciare a fare un bilancio ambientale del conflitto, che significa affrontare tutti gli aspetti ambientali, ma anche quello dell'impatto appunto della guerra sulle attuali appunto centrali e quello che sta succedendo, di cui non abbiamo la minima consapevolezza. Infine, l'ultimo punto, che poi è quello che poneva anche Federico Valerio, in fondo le comunità energetiche, noi ci stiamo lavorando, come sai, appunto, anzi ti ringraziamo per il tuo contributo come ecoistituto, ma forse è la risposta davvero per gestire in modo anche democratico appunto questo bene comune che è di tutti e che è a disposizione, che è il sole, attraverso le comunità energetiche rinnovabili. La interrompo un attimo. Come lei ben sa, è evidenziato nel decreto legislativo, poi è messo, sono indicati 5 gigawatt come diciamo come se fosse un riferimento, quando certamente per gli incentivi, ma per quanto riguarda di per se stessa la potenza,
Io credo che serviranno almeno 200 gigawatt di installazione e quindi 5 gigawatt, insomma, mi sembrano veramente pochi. Grazie. Ma comincio dalla radioattività. La radioattività, perché mi è capitato anche in qualche incontro di sentire qualcuno dire sì, ma noi abbiamo tutto questo terrore su quel che succede, ma in realtà se andiamo a vedere i morti qui là, ci sono cose molto peggiori. A parte il fatto di dire ci sono cose peggiori, di per sé non giustifica assolutamente nulla, no? Perché voglio dire, l'amianto è una schifezza, non è che uno in passato diceva sì, no, ma cosa vuoi che sia, poi ci pensiamo, adesso abbiamo i mesopotamici, tra tutti quelli che 30 anni fa lavoravano all'amianto, e questo succede anche con la radioattività. Comunque, il discorso con la radioattività, qual è la pericolosità, dannosità? La cosa è abbastanza diversa a seconda che si tratti di alto irraggiamento o di basso irraggiamento, dove il confine tra alto e basso non è così netto, ovviamente. Alto vuol dire un sacco, una dose molto intensa di radioattività assorbita in poco tempo, necrosi diretta dei tessuti investiti, e quindi insomma, la materia vivente muore direttamente. Una via di mezzo è quella in cui la radioattività induce delle modificazioni e trasformazioni in cellule viventi, tali per cui quando queste si riproducono sono, diciamo così, fatte male al punto tale che non sopravvivono. E allora l'organismo, bisogna vedere quante sono, deve intervenire per sostituirle. Però l'altra versione, man mano che diminuiamo la dose, è quella in cui si inducono delle trasformazioni delle cellule che poi, quando queste si riproducono, a loro volta vengono mantenute. E queste hanno, nel caso più peggiore, hanno la caratteristica tipica di cellule che tendono a riprodursi senza controllo, tradotto tumore, cancro, indotto dalla radioattività. Ora, quando siamo a valori più bassi di irraggiamento, il rischio è questo, l'induzione di neoplasie. Il tutto ha valenza statistica, cioè non è deterministico. Se prendi fino a tot di sievert, l'unità che si usa qui, allora ti viene il cancro. Se ne prendi un pochino di meno, non ti viene più. Perché il tutto è come una lotteria, dipende dalle condizioni dell'organismo. C'è chi o è predisposto, è più debole o altro, e gli va male. C'è chi per motivi suoi è un pochino più strutturato, robusto, e allora l'organismo reagisce eliminando le cellule degeneri in qualche modo. Però questo non è che tranquillizzi nessuno. No? Cioè, io non voglio giocare alla lotteria per capire se appunto mi succede una degenerazione o no. Allora, la radioattività fa sempre male, punto, perché è un bombardamento che colpisce le cellule. È vero che decenni fa c'era un'acqua minerale piemontese che vantava le proprietà radioattive, poi l'hanno tolto, questa scritta, perché quando uno non sa bene di cosa parla, no, se fa persino effetto, questa è debolmente radioattiva. Quindi la radioattività fa sempre male. È ovvio, noi siamo sottoposti a irraggiamento, anche senza contributo delle bombe atomiche o delle centrali. Bastano i raggi cosmici o il fatto che il potassio presente nelle pietre e anche nel cemento intorno a noi ha un isotopo, il 40, che ha vita media molto lunga, miliardi di anni, ed è radioattivo, debolmente radioattivo. Quindi noi, quando siamo in giro, assorbiamo radioattività, che può indurre e attivare quelle cose lì. Il problema è non aumentare la probabilità, cioè aumentare il livello di soglia base e autolesionismo. Quindi la radioattività, punto, fa male, c'è poco da fare, inutile. Allora, per evitarla, o bisogna evitare di produrre materiali radioattivi, oppure quando uno utilizza materiali radioattivi ci vogliono degli schermi attraverso cui le radiazioni non passano, che sono più o meno spessi a seconda del tipo di radiazioni. Quelle in natura sono particelle alfa o beta, basta abbastanza poco per fermarle. L'uranio naturale è radioattivo, emette particelle alfa, nuclei di elio in pratica. Un foglio di carta li ferma, per cui se uno ha dei guanti o altro sta manipolando questa roba non ha dei danni. Attenzione, se però sono in una miniera in cui sto facendo gli scavi, ci sono delle polveri e io le respiro queste polveri, la storia è un'altra, perché questa roba che va a finire dentro i miei alveoli polmonari, è lì sì, l'assorbono loro la radioattività. Ecco.
Quelle che sono più penetranti sono i raggi gamma, no? È un po' come i raggi X, anche qui le radiografie si fanno perché sono utili, però bisogna stare attenti alle dosi. I gamma sono più penetranti e quindi sono un problema. I peggiori sono i neutroni, perché quelli è difficile fermarli, ci sono spessori molto più grandi e inducono radioattività. Quindi radioattività, ripeto, non è inutile stare... Cioè, il ragionamento di qualcuno è di dire sì, ma dobbiamo pur vivere, no? Il rischio, no? Vuoi mica fermare tutto? Io non voglio fermare tutto, insomma, perché dobbiamo farci del male? Ecco, cerchiamo di star meglio, non è che giochiamo ogni volta la roulotte russa, no? Vediamo, questa volta è andata bene, la prossima vedremo. Quindi questo è folle. Per quanto riguarda gli aspetti sulle soluzioni, le comunità dell'energia, lì il discorso è abbastanza lungo, comunque il concetto elementare è semplice. Se noi abbiamo bisogno di energia, ci vuole da fare, no? Parliamo di noi qui, non il mondo, noi qui, in un certo territorio. Siamo un certo numero di utenti dell'energia, allora ci mettiamo insieme, no? Facciamo un'associazione, qualcosa del genere, la legge anche definisce delle norme al riguardo, in cui l'obiettivo qual è? Mettiamo insieme delle risorse, dovremmo investire, fare qualcosa per recuperare l'energia che ci serve per vivere bene lì dove viviamo. Ma lì dove viviamo vuol dire in pratica che usi il sole, oppure l'acqua se sei in montagna, l'idroelettrico, oppure il vento se sei sull'Appennino e cose di questo genere, o magari il moto ondoso se sei vicino alla riva del mare dove c'è tanto mare intorno a te. Ecco, ci organizziamo così. Questa è una comunità dell'energia. Poi questa storia qui, adesso c'è la consultazione che è stata accennata prima, non entro in dettagli. Questa cosa qui sembra semplice come idea, e lo è, però c'è un piccolo dettaglio, che se la si piglia troppo sul serio, cioè se lo facciamo tutti, il mercato dell'energia cambia, cioè è una rivoluzione. Perché se tutti ci produciamo l'energia di cui abbiamo bisogno, il criterio tra noi non è venderla o altro, ci serve, la usiamo e ci strutturiamo per farlo, lo scambiamo anche con i vicini quando ne abbiamo un po' di più. Il mercato, quello su cui si vende per fare tanti profitti e se le speranze vendere sempre di più, si riduce, si contrae. I maggiori operatori allora hanno da ridire, dovrebbero cambiare mestiere, dovrebbero dare servizi energetici piuttosto che produrre per vendere. Attenzione, i grandi operatori producono anche le energie cosiddette green, purché siano tante, tutte insieme. E qui c'è la storia, di nuovo, la storia dei 5 gigawatt, che è una cosa che compare nel testo messo a consultazione dal ministro competente in questi giorni, in vista di un decreto che deve mettere per rendere praticabili la nuova versione delle comunità dell'energia. Hanno un po' quel senso lì, cioè parlo del governo, preoccupazione, è non disturbare il mercato, ma anche dell'autorità per l'energia. Quindi sì, va bene, che belle le comunità, ma andiamoci piano, con calma. E come andiamoci piano? 2030 la scadenza europea, per carità, non formale, per abbattere drasticamente le emissioni di CO2. Siamo vicino a una condizione critica del sistema globale climatico. Andiamoci piano cosa? Dobbiamo salvaguardare il mercato, ma chi l'ha detto? Cambino mestiere quelli che fanno soldi vendendo energia. Noi dobbiamo assolutamente organizzarci per utilizzare ciò che ci serve, non di più. E questo non è compatibile con la crescita, non è compatibile con la finanziarizzazione universale, via discorrendo. Questo è il vero problema. Io credo che ci sia sempre sotto il discorso della crescita infinita, no? Esatto. Come nel cambiamento climatico, come in tutti i problemi contro cui picchiamo la testa nei tempi nostri, no? Se vogliamo la crescita infinita, beh, si va allo sbaraglio, insomma, si arriverà al baratro, no? Perché è impossibile. Posso fare un intervento? Ho alzato la manina. Ho una domanda in chat, posso dire la domanda o che è molto veloce. Chiede Caterina se esiste della documentazione sull'energia delle onde, l'accenno che tu hai fatto a Lampedusa. Sì, io posso farne avere, c'è un gruppo di lavoro qui al Politecnico che lavora su questo, quindi loro hanno delle pubblicazioni, cose così, quindi se vi interessa, adesso non li ho sotto mano in questo momento. Ma esiste della documentazione. Sì, qualcosa vi faccio avere. Grazie. Pace, dove sei?
Sono qua, mi hanno tolto il video, ma... Rimettitelo, te l'ho tolto io. No, ma l'ha tolto il capo lì, mi ha detto... Te l'ho tolto io i video, ma rimettitelo. Te lo puoi rimettere cliccando sul in basso a sinistra. È impossibile avviare il video dato che è stato interrotto dall'organizzatore. Questo? Ma pazienza, non mi faccio vedere. Basta... Non è fondamentale comunque, poi la domanda la puoi fare lo stesso. Ma quello che sto dicendo, non ho questa ambizione di farmi vedere. Mi piace farmi sentire. Tanto ringrazio infinitesimamente il professor Angelo Tartaglia, perché io sono uno psicologo di orientamento psicoanalitico e naturalmente quella delle scorie l'avevo capita benissimo, millenni, eccetera, eccetera. Quindi io, massimalisticamente parlando, ero sul mio. No alla energia nucleare, no, no, no. E fin qui ci siamo. Ma non avevo la bibliografia, il pezzo d'appoggio che con questo libro adesso sono dotato. E direi che noi dobbiamo essere... Io sono anche iscritto a Europa Verde, sono un dirigente di mezza tacca, e però voglio dire la nostra mission è esattamente quella di cui stiamo trattando. Mi domandavo se c'è qualche possibilità che si faccia sentire in Parlamento la vocina che dice no agevolare il mercato, le multi utility, ma vogliamo andare avanti alla grande, non vogliamo che ci siano questi limiti per le comunità energetiche. Ha avuto l'occasione di parlare con qualche signor deputato? Per ministri ho difficoltà a immaginarlo, perché sappiamo di che razza sono. Fanno parte in generale dalla componente de Homo sapiens, in sapiens e destruens, che vogliono come un toro inferocito, poverino, l'hanno fatto arrabbiare, però lui praticamente andare a fare ammazzare tutti gli altri, senza domandarsi che poi gli altri siamo noi. La storia dell'Ucraina è lì bella bella scodellata. Quindi se c'è la possibilità di far arrivare a chi di dovere, una possibile modifica a quel decreto. Questo mi sembra, un'altra questione. Ma io ho sempre in mente Chicco Testa. Io mi domando, ha mai avuto occasione di fare c'è la bianchina, come dice quello là, che fa venire sempre qualcuno. Mai stato dalla bianchina a parlare con Chicco Testa, professor Angelo Tartaglia? Perché sarebbe veramente... Io mi domando, perché qui stiamo proprio parlando non di scemi, di insufficienti mentali, detto professionalmente, ma di matti. Cioè, Chicco Testa è matto. Perché se anche, ha delle probende, ha dei soldi, del potere, ma mi sembra che un po' di... Qui siamo al masochismo, un megalomane esaltato che però è suicidario. Quindi non so se voglia dire qualche cosuccia su queste questioncelle di sottofondo, a parte quella di poter contattare qualche deputato. Se non ce l'ha, magari ci faccia una paginetta che qualcuno di noi si premurerà di fare avere a Bonelli, a che so io, a qualcuno che sta lì e che mentre è in Parlamento potrebbe anche tentare di fare una modifica. Quando passerà in Parlamento ci sono gli emendamenti, chi lo sa, ma provare per credere. Grazie ancora, professore.
Allora, per quanto riguarda i rapporti con la politica, per quanto complicato sia il tutto, sì, dei contatti ci sono stati, ci sono anche adesso. Sia per quanto riguarda Europa Verde, c'è un comitato scientifico in cui sono coinvolto anch'io, sono coinvolti altri, per cui questi discorsi in quella sede sono stati fatti, dovremo avere una riunione la settimana prossima e poi si vedrà. Altri contatti ci sono con alcuni, con dei parlamentari 5 Stelle, sia attuali che ex, o con qualcuno del PD, che, dove c'è un po' di tutto. Quindi contatti ce ne sono in qualche misura. Quanto poi questi riescano a fare non lo so, però teniamo presente una cosa. Questa, l'abbiamo accennato prima, per quanto riguarda i provvedimenti che devono essere assunti, noi abbiamo una normativa che è a favore delle comunità dell'energia, evviva, evviva. Però la normativa completa non è ancora operativa, ce n'è una transitoria che non consente di fare granché, qualcosina, qualche cosa. Quella definitiva aspetta dei provvedimenti attuativi che sono in capo al ministro competente, e competente diciamo per modo di dire, e all'autorità per l'energia. Ora, in entrambi i casi sono fuori termine, loro avevano dei tempi fissati dal decreto precedente entro i quali dovevano emettere questi provvedimenti attuativi. Hanno fatto però prima l'autorità e adesso il ministro una consultazione. L'autorità ha fatto una consultazione di provvedimenti che doveva prendere in agosto, fino ai primi di settembre. Però dopo aver concluso diciamo questa consultazione, per ora non ha ancora messo niente. Intanto, vabbè, è cambiato il Parlamento, il governo, tutto quanto. Il ministro adesso, anche lui a questo punto in ritardo, ha aperto una consultazione che è aperta in questo momento fino al 12 dicembre e che è aperta a tutti. Abbiamo partecipato. Ecco, benissimo. Allora, in quella sede lì ci sarà, e ci sono già state, risposte che vengono non solo dai singoli che intendono partecipare, che va benissimo, ma anche da esponenti delle associazioni, per esempio Lega Ambiente Nazionale, per esempio ProNatura, o da comuni, sindaci o amministrazioni comunali, piemontesi, pugliesi, siciliane, in cui... il tipo di osservazioni sono del tipo che ho fatto io prima, insomma. Ovviamente queste sono articolate sui quesiti che sono stati posti dal ministro, però io ho buttato giù delle bozze che ho fatto circolare e moltissimi riprodurranno esattamente quello. Non so quanto questo sia efficace o no, però insomma, se gli arriva da tanti soggetti diversi, in particolare anche istituzionali, tra l'altro anche il Servizio Energia della Regione Piemonte è stato coinvolto e ha utilizzato quello che avevo proposto io per la consultazione di ARERA. Non so adesso per questa volta qui, vediamo se lo fanno di nuovo. Magari qualche risultato si riesce a recuperarlo, ecco, questo è un po' il discorso. Quindi, diciamo, non siamo troppo ottimisti, ma nemmeno del tutto pessimisti. Circa le presenze, Testa è uno che si è convertito sulle strade di Damasco, al contrario, secondo me, perché è partito come ambientalista all'inizio, no? E poi succede che uno cade sulla via dell'amministratore delegato piuttosto che del presidente di qualcosa, e vabbè, non è l'unico che ha subito una storia del genere. Circa il fatto di avere dei luoghi di visibilità particolarmente forte, ahimè, lì il controllo ferreo, ecco, ferreo. Non dà tanto spazio. Vedremo il futuro. Cercheremo di segnalare la bianchina. Ecco. Grazie. Sulla pazzia degli umani, purtroppo, ahimè, potrei parlare io con qualche autore che so io, psicoanalitico di chiara fama, Fromm e così via, ma sarà un'altra puntata. Grazie. Comunque direi che adesso sono già le 19, più delle 19:30, Maria Teresa, no? Quindi ci sarebbe ancora tutto il tema della CO2, dei cambiamenti climatici e dell'impatto, che non è vero che non produce appunto CO2, eccetera.
Però insomma, ecco, se non so se vuoi dire proprio qualcosa molto sinteticamente, però dopo io direi che ti ringraziamo molto per aver accettato di presentare il tuo libro e cercheremo di diffonderlo quanto più possibile perché mi sembra proprio uno strumento molto interessante per parlare in modo corretto, ecco, di questi temi. Sì, come battuta finale, la questione dell'impatto climalterante. Qualunque cosa faccia, abbiamo visto dall'inizio, proprio da quando non c'è nulla, alla fine, quando tutto è stato dismesso. Allora, non è solo la centrale mentre funziona che non produce CO2, ma è tutto quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Qualunque cantiere produce CO2, il sistema di trasporti per alimentare la centrale e portare via scorie produce CO2, lo smantellamento produce CO2. Quindi questo è vero per qualunque cosa, anche i pannelli solari per produrli, eccetera, producono CO2. Il problema è fare un bilancio tale per cui ci sia convenienza. Grazie mille, è stato veramente interessantissimo e è fondamentale diffondere queste considerazioni, questi discorsi. A proposito di questo, io ho riletto in questi giorni il tuo precedente, la lettera di un fisico sui cambiamenti climatici al Presidente del Consiglio, che risultato aveva ottenuto? Non mi hanno risposto. Non ti hanno risposto, vero? E purtroppo... Purtroppo c'è da essere pessimisti, però l'unica cosa che possiamo fare è diffondere queste considerazioni, far sì che più persone possibili ne vengano a conoscenza, in modo che quando ci dicono il nucleare costa poco, non è la soluzione, possiamo metterlo la piccola centrale, possiamo metterla nel giardino di casa, e vabbè, che si abbiano degli elementi per rispondere, insomma. Un tour a Genova, professore, un tour a Genova di presenza sarebbe immaginabile? Compatibilmente col calendario si possono fare queste cose. Certo. Ne ho fatto recentemente uno a Foggia, quindi voglio dire Genova è più vicina. Vabbè, ecco, Genova è vicina, Genova è vicina, ci vuole un'ora. Certo. Allora prendo nota, spero bene. Grazie. Ne riparliamo in primavera, magari. D'accordo. Grazie ancora. Io chiudo questa. C'è ancora una domanda in chat dell'ultima ora? No, sono ringraziamenti, sono ringraziamenti a Spada Tratta. Grazie a voi. No, io chiudo questa conferenza. Voleva fare una domanda qua una persona del pubblico, professor Tartaria. Una domanda dallo Zenzero. Buonasera, professore, grazie. Parla forte, per favore. Mi sentite così? Sì. Ecco, la ringrazio per quanto ci ha spiegato. Visto che ha detto una bella notizia, che fino al 12, ossia fra una settimana, è una commissione aperta al Parlamento per accettare delle proposte delle autorità locali e dei tecnici o chi ne ha delle idee, mi chiedo perché non si propone agli attuali ministri delle infrastrutture ciò che stavamo facendo in Spagna, negli Stati Uniti, in Cina, con le centrali di Carlo Rubbia, che sono centrali a differenza dei pannelli solari messi sul campo, sui tetti, che producono per ogni bella giornata di sole come questa, nelle zone in cui c'è l'irraggiamento solare diretto superiore a 2 kW al metro quadro, se possono costruire le centrali da 50 MW che funzionano per ogni bella giornata, sono gli accumulatori ben costituiti di sale da cucina fuso a 600 gradi, per 3 giorni e 3 notti continuativamente, per cui sarebbero la salvezza se si facessero tante piccole centrali distribuite sul territorio che funzionano anche stand alone, sostanzialmente per fare l'energia del futuro che salva il clima e salva anche dal gas che non ci danno gli altri o che non sporchiamo, perché salva il metano che tanto propongono adesso di estrarre da sottoterra, produce anche lui la CO2, ne fa poca perché CH4 ne fa un po' meno, però lo fa sempre, quindi è clima alterante anche il metano. Mentre invece le centrali di metà della Carlo Rubbia che usano per 1000 MW nel PNRR spagnolo, io non so perché in Italia non ci sentono nelle proposte che si fanno ancora per una settimana. Ci pensi lei, professore, a dire, oltre che pensare al nucleare, pensate a queste centrali che stanno modificando la Spagna, e siccome la Meloni è una pro-spagnola, perché va lì a parlare, a fare i discorsi, sì, non va a vedere con un suo staff se funzionano fascista, le centrali che fanno in Cina, in America, in Arabia Saudita e non in Italia dove sono state inventate. Grazie. Sì.
Sì, bisogna, insomma, possibilità in realtà ce ne sono parecchie. Diciamo che i canali, questa consultazione è molto tecnica, molto specifica su domande predefinite e riguarda solo il decreto per l'attuazione del precedente decreto sulle comunità dell'energia. Quindi lì non c'è spazio per fare proposte di questo genere. Viceversa, tramite i canali politici uno può arrivare a, appunto, sostenere certi tipi di soluzioni piuttosto che altre, credo bisognerà un po' vedere. Comunque ribadisce il fatto che in realtà soluzioni ai nostri problemi ce ne sono parecchie, tutto sommato, bisogna solo volerle utilizzare. Certo, è principalmente una volontà politica, come hai ampiamente dimostrato in pagine e pagine dei tuoi lavori. Posso chiudere qui ringraziando ulteriormente. E grazie a voi. Grazie. Tutte queste conferenze sono scaricabili, visibili, usufruibili, partendo dai nostri siti e arrivando alle pagine di Facebook o di YouTube, dove trovate la registrazione. Grazie ancora, professor Tartaglia. Grazie a voi. Grazie. Buona serata.